Buongiorno a tutti, alla DOC con Romolo. Esattamente, ovviamente, oggi avevo un bel desiderio di mangiarmi un bel piattone bello, pieno, sostanzioso. Ovviamente sono andato al mio, diciamo, il mio macellaio di fiducia oggi, stasera. Mi dà il fegato perché stasera voglio fare un bel sangue chiama sangue. Giustamente perché domani è festa, giustamente l'ho prenotato che poi stasera pomeriggio lo vado a prendere. E giustamente, ovviamente, essendo che lui macellaio, poi un suo amico che sta nel reparto salumeria alla DOC, mi sono fatto fare un bel affettato di prosciutto cotto. Alta qualità che è questo qui, guardate che meraviglia, guardate proprio, è talmente una delizia. E oggi mi sono alzato anche con bellissimo desiderio, perché giustamente quando ti alzi con i desideri è giusto che li devi anche soddisfare, questi desideri. Questo desiderio è che il primo desiderio è che oggi mi voglio spaccare mezza bottiglia di questo buon vino, che per questo buon vino è talmente buono. Ma dai! Ah, ringraziando sempre il carissimo Leonardo Di Sante alla DOC e tutti i membri che hanno partecipato ieri per questo meraviglioso palco. Mazzotta, Alessio e Kevin alla DOC. Poi salutiamo anche il carissimo Super Marco Fratus, che giustamente ieri sera se ne saranno andati, non voglio esagerare, una quindicina di birre. Ma dai! A Coup de Prince, ho bevuto un po' di birra io e l'amico mio Vito della Sicilia, che è un mio carissimo Vito, oh, cioè il mio carissimo Vito, un mio carissimo amico, volevo dire. E mo' come ti fai caldo? E qua il Fascal, Fascal! Voi dite, fa caldo? È vero, fa caldo. Ah, accendiamo la luce, è vero. Giustamente voi dite, vabbè, fa caldo. Perché sono imbottito? Perché sul motore fa freddo. Fascal! E quando fa freddo, o Fascal, o Fascal, o Fascal, o Fascal, si incrociano e quanto fame a mangiare. Un saluto speciale al manager Alessandro, Tony e tutti i membri del gruppo, perché giustamente non faccio una numero, ma Yaseudan, e prima o poi devo salutare i nomi. Stamattina c'è una bellissima giornata che vi faccio vedere alla DOC, guardate bella e genuina come noi alla DOC, sole splendente, sole più splendente come fatto quella volta, come sole è splendente. Io quella canzone non la so, però giustamente l'ho, diciamo che l'ho modernata. Solito splendente come bello questo sole, come bello splendente, cioè non so se va così la canzone, però mo fate a Coup de Prince. E niente, che vi do di più? Che vi do di più? Salutiamo la bellissima Angela D'Amico, D'Amico, la bellissima Angela D'Amico e Antonio Natale. Natale. Speriamo che arriva subito questo Natale, con tanta gioia e tanta felicità. Io non vedo l'ora che viene l'inverno, perché mo' ve ne state. E quando faccio caldo, do l'aria a mare. Vabbè, andiamo avanti con la procedura alla DOC. Dai! Da Brescello alla DOC Romolo, prosciutto cotto, alta qualità, guardate, alla DOC, cotto e mangiato a Coup de Prince. Dai! Mm.
certe volte vedo dei commenti proprio assurdi. In che senso assurdi? Oh, ma no, fa scaldo. Ma dai! Cioè, mi dicono, ma come maestro, ma alla doc, che significa? Ma non sui commenti nostri su YouTube, perché voi lo sapete alla doc che significa. Sui commenti, se devo fare vedere dei commenti, buoni però, non cattivi, perché se erano cattivi, già bloccavo io. Maestro, ma che significa la doc? Come che significa la doc? Cioè, è strano che non sapete che significa alla doc. Alla doc significa quando la cosa è buona e alla doc. Quando è buona è perfetta. E a cuto prezzo significa a cuto prezzo. In italiano si dice a quel prezzo. A cuto prezzo significa una cosa, per esempio, se sta a 10 euro al chilo, costa a 3,50 euro, 4 euro al chilo, a cuto prezzo, a quel prezzo. Significa che costa meno. Cioè, come si fa uno a dire cosa significa la doc? Alla doc, tu fai per una cosa e dici, per esempio, prendi un maglione, per esempio, questo qui l'ho preso l'anno scorso. Ho detto io, e buh, no, è alla doc. È quel titolare che mi ha sentito a me, che è buono, veramente è alla doc. Allora ti regalo un altro. E mi ha regalato un altro, che è questo qua che c'è da sotto. E faccio un calma, dai, che mo mi aspetti. No, mi aspetti. Io quando faccio i video mi devo spogliare. E me, perché poi, come comincia a fare caldo, i video li farà nudo. Ma non nudo in che senso che mi devo spogliare nudo. No, senza maglietta, perché i video vengono meglio senza maglietta, che non con le magliette. Ma dai! A ricotta e mangiate a rego. Ma che? Un saluto speciale, devo salutare, quando devo salutare, mi dispiace, ma devo salutare. A Sebastiano, alla doc di Piacenza, provincia di Piacenza, salutiamo anche Yuri alla doc, ma dai, che mi ha detto come deve venire pure a trovare Yuri. Ah, ma, e non vedo l'ora. E faremo anche un video insieme, io e Yuri. E con gli amici pure a sorpresa a Staricot e stramaggiata a rega. Male. Caro Leonardo Di Sante, questo vino è talmente una bomba che è buono a Cude Pritz. Io giustamente quando mi porto nei pacchi i miei fratelli alla doc, io vorrei anche un po' di frutta di mare, tipo i polipi, le seppie, o due allievi, tipo gli allievi, le seppie, sam chesso. Ma a me mi interessano più i polipi, qualche fasulare pure, ma dai! Vuoi dire, ma come fanno a venire? Ah, voi non vi interessa, come vengono, io me lo mangio. Ah, ma, è carissimo. Giuseppe Solimena, non perché lo voglio sempre indovinare, perché oltre che è un signore, Giuseppe Solimena, mi portò due polipi di 2 kg l'una. Ma dai! Ah, e sono arrivati in perfezione alla doc. E salutiamo anche Anna, la moglie, e la piccola Desiree alla doc. E io quando comincio a salutare, devo salutare purtroppo, cioè, sono io le persone che devo salutare. Però le persone che... giustamente mi dicono a me, maes, mi devi salutare. E no, ti devi mettere in coda, perché io devo salutare prima le persone che, giustamente, non voglio dirlo neanche, hanno contribuito al pacco, no, non so cosa si dicono. Perciò, chi ha il vantaggio che sta prima delle persone, viene salutato. E poi saluto io così a capro. Non facciamo in italiano, perché sono lì che ti ha letto, no, non posso dire una parolaccia, perché poi ci sono anche i bambini che mi vedono, e giustamente i bambini non devono sentire la parolaccia, gli dico, mamma, papà, ma come maestro, ha detto una parolaccia, no. Allora, se io dico nome a capro, lo serve, i nomi,
vi devo dire perché sono giusti. Ma dai! Assassa ricotta e strassa la mangiata lei. Oggi andiamo avanti. Ho cucito cotto. Madonna me! Come già, come già, come già! Un sangue! Questo vino è talmente rosso, guardate. Madonna me! Un minuto. Quando il vino è buono, scusatemi, quando il vino è buono, giustamente, si deve bere. Ma dai! Male! Un saluto anche a tutti gli youtuber! Praticamente io sono un youtuber, come lo sono anche gli altri youtuber. Praticamente, essendo che siamo tutti colleghi, ci dobbiamo anche rispettare. Leonardo Di Sante, alla tua salute e alla salute di tutti gli amici. Mazzotta e Alessio, Mazzotta, Alessio e Kevin. Bye bye! Madè! Ecco, ma tra l'altro! Scusatemi, però non è tanto. Questo vino qua, oltre che ti fa digerire, ti lascia, ma ci tengano un senso posto cotto. Sei venuto. Ti lascia un una bellissima aroma cannaia. Ma dai! Un po' sotto è finito. Ma ok, vado di nuovo al macellaio, cioè l'amico salumiere, e gli dico, Mimmo, mi vuoi dare un po' di prosciutto? Però lo devo pagare, perché c'è me. No, tranquillo, perché questo qua io non l'ho pagato. Questo qui non l'ho pagato. Volete sapere quando mi ha fatto di battitura come scontrino? E mi hanno voluto, giusto per passare avanti la casa. 45 centesimi. Uno, a cudo pizzo. Ma dai! Ma dai! È scritto sul foglietto attaccato alla vaschetta per il maestro. Assolutamente, quando le cose si fanno con il cuore, è giusto che le cose finiscano a farle con il cuore. Ma vuoi fare un po' di Leonardo, ma dai! Qui ci confondiamo a chiamare Leonardo, perché qui ci sono le persone che si chiamano Leonardo, poi capiscono gli altri. Ma non per indovinare tutti i Leonardo, perché io ne conosco tanti di Leonardo. Però giustamente il carissimo Leonardo Di Sante, come ho fatto? Ieri sera, come portato il pacco il pomeriggio, la pancetta, sai come si chiama, vabbè, è quella cosa piccante, me la sono fatto fuori tutti, io, mia nipote e Vito, mio amico. Ma dai! Oh, mamma! E allora perché? E allora perché ci siamo fatti 15 bottiglie di birra? Mo mi è rimasto... Ci sta, un minuto. Mo mi è rimasto prima da chi è? 1, 2, 3, allora. 1. Allora, vedi. Mannaggia. 1, 2, 3, 4. Mo mi sono rimasto altre 4 conversioni da 3 birra perone. 4, 5, perché una ce l'ho nel frigorifero. Una da sfusa ce l'ho nel frigorifero. 5. Non vuoi anche dei sipir, mannaggia. Scusatemi, i peli, i capelli vanno tutti in bocca. Mo mi sono rimasto, date 5 di questi. Guarda, io vi faccio vedere, io sono sincero. Mo fa scaldo. E ci vuole la birra! Mi sono rimasti altri 5 di questi. Da 3. E mo stasera basta per birra. Questa birra mi deve durare almeno fino a domenica. Se io la penso,
il vino pure. Si alda. Un minuto, eh. E dopo si aspetta pure le persone che ti ho salutato, mo. Mannaggia. Vabbè, niente. Giustamente, l'altra bottiglia di vino che ce l'ho, giustamente, vi faccio vedere questa qua, che mi ha portato l'altro amico ieri, mi sono scordato pure il nome, che ti do lì, questa qua, ma dai, questa me la do spaccare domenica. Ah, mamma, a cude Pritz. Giustamente è poco, giustamente una bottiglia, però giustamente quando una cosa si fa con il cuore, la bottiglia viene, anche se è una la bottiglia viene gustata ancora meglio di quando è una cosa grossa, cioè giustamente, perché giustamente un cristiano non tiene terrorismo, ma tu fa una bottiglia, basta il pensiero, ho fatto, a stradicude prezzo, magari tutte le persone, a un pacco grosso, una bottina, a ricudo prezzo, però giustamente, quando la persona nasce dal cuore, si accetta tutto, anche se è un barattolino così, piccolino. Pazienza, andiamo a fare, vabbè, lasciamo stare, dai! Questo è già zappato, un bicchiere si è già mazzappato. Uno bevuto, un bicchiere già mazzappato, e perché c'è il vino, c'è dentro, no? Se mo andiamo dentro così, a tutta la fuoco, vabbè, non faccio nulla. Io vi ringrazio, come sempre, Pudipin, vi amerò, vi voglio bene, cotto e mangiato, termina qui per il momento. Mi raccomando, chi non è iscritto sul canale YouTube, alla Doc Romolo, iscrivetevi, perché c'è gente ancora che non è iscritta ancora, attenzione. Poi chi non è iscritto sulla nuova pagina Facebook, alla Doc Romolo, allora su YouTube vi dovete scrivere alla Doc Romolo, su Facebook la nuova pagina alla Doc Romolo vi dovete scrivere, perché c'è anche gente lì. Io ringrazio ancora tutte le persone, fratelli, amici, sorelle, eccetera eccetera, tante persone che mi avete fatto arrivare a 100.000 erot di visualizzazioni alla Doc. E chi non è iscritto ancora sul Instagram alla Doc Romolo, iscrivetevi, perché io voglio spaccare Instagram. Lo voglio spaccare, in che senso? Voglio avere nuovi amici, nuove amiche, ragazzi, ragazze, signori, signore, tutti quanti, tutto il mondo. Tutto il mondo è ai miei piedi, vi amo, vi amo! Alla vostra salute, alla Doc. Portate se me pochi, ma dai! Ma!